diciamo che stare tutta la puntata con una gallina gigante nel backstage non è stato facile. Sullo scroto mi ero già abituato, perché non è la prima volta che vedevo uno scroto gigante su un palco che cerca voti. Sai in Italia quanti ne abbiamo avuti, quindi mi ero un po' di più abituato all'idea. Beh, c'è chi non l'ha capito e c'è chi l'ha capito. È l'orario che... Comunque, più o meno backstage molto calmo rispetto a quello dell'altra volta. Perfetto, io adesso ti vorrei lasciare un attimo il palco. Vabbè. Per fare quello che vuoi tu. Ok, grazie Fra. In tranquillità e in serenità. Faccio il monologo che... Sì, e farci ridere tutti, ok? Grazie. Ok, ok. La cosa più bella di Eccezione veramente, secondo me, è la regionalità. Cioè, nel senso, tu dietro le quinte, anche qui sul palco, ci sono tantissime regioni che si mescolano e senti tantissimi dialetti. E una volta, nella comicità, la regionalità ha un peso, sia negativo che positivo. Per esempio, io, quando ero piccolo, sentivo un sacco di monologhi fatti dai comici milanesi sull'IKEA. E io vivevo a Palermo e l'IKEA non c'è mai arrivata. Io non capivo le battute. Poi c'erano monologhi sull'Esselunga, che da noi non esiste, sui centri commerciali, che l'hanno aperto il primo qualche anno fa. Cioè, come minchia dovevo capire le battute? Cioè, non si capiva niente. È come se io vi facessi un pezzo sull'ospedale di Palermo, l'ospedale Cervello. Sapete che si chiama l'ospedale Cervello? No, nessuno. Cioè, infatti, ne ha pagato le conseguenze mio padre, che una volta parlava al telefono con uno di Milano, dicevano, guarda, mio figlio non può venire perché gli stanno togliendo le emorroidi al cervello. Fatevi controllare, perché non è normale dalle... Però per dire, la regionalità la subiamo, per esempio noi siciliani, oggi c'è un rappresentante della mia terra che è Antonio Catani, ma è lui riuscito a uscire fuori da un tunnel dove spesso finiamo tutti quanti. Cioè, le produzioni cinematografiche e televisive da noi sono sempre relative alla mafia, sono sempre cose sulla mafia, non ne possiamo più. Certo che poi ragionandoci, per esempio, Don Matteo è ovvio che lo ambienti a Gubbio, perché sono ambienti da noi, ogni mattina, ogni puntata Don Matteo esce di casa. Cioè, minchia, di nuovo la bicicletta, mi hanno fottuto. Cioè, ogni... Ogni puntata, 2700 puntate di Su Cristiano che deve prendere la bicicletta. Cioè, un medico in famiglia. Da noi non lo puoi fare, perché il medico in famiglia è noiosissimo, sta tutto il tempo a fare favori ai parenti. Ti serve un certificato medico per saltare TOEFL. Ti serve una cosa di invalidità, anche se non c'è, se invalido, la pensione, tra l'altro. Un pass per disabile, noiosissimo. Gomorra. Gomorra non lo possono ambientare a Milano, anche perché si offenderebbe l'Andrangheta. Cioè, come noi abbiamo fatto l'Expo e voi fate serie aia, ci rimangono male. Infatti, tutti gli attori siciliani sono stufi di fare i mafiosi. Questo l'hanno capito quelli dell'Onore e il Rispetto, che hanno fatto fare il mafioso a Gabby El Garco, che non è siciliano e nemmeno un attore. E la cosa ci ha aiutato tanto. Cioè, poi quella Sicilia che racconta non esiste più. In realtà adesso tutti i mafiosi sono pentiti. Sai quanti sono pentiti dopo che hanno visto recitare Gabby El Garco? Cioè, abbiamo perso un sacco. Non è... Funzionerebbe tutto al contrario, perché guardate com'è un boss vero. Un boss vero è così, guardate, vestito casual, brutto, il fisico andato. Invece Gabby El Garco, guardate che capolavoro. Sembra un... aspetta, Gabby El Garco sta arrivando, è il tempo che arriva. Sembra un modello Dolce Gabbana, un mafioso che piace, che si piace. Cioè, sarebbe tutto al contrario. Immagino una negoziante zitella in cerca di uomini, andrebbe lei dal boss e dire, come, non vieni mai da me a chiedermi il pizzo? Cioè, vieni, parliamo, mi chiedi una minaccia, un caffè, una lettera minatoria, se parla, se scusa. Cioè, sarebbe tutto al contrario. Infatti lui fa tutto al contrario. Lui, senza bisogno di essere latitante, già si è rifatto i connotati. Vedete com'è diventato Galberto? Sì, ecco, che è diventato, qua lo vedete chiaramente, Enrico Papi. È diventato Enrico Papi. Però la regionalità spesso è un vantaggio. Cosa sarebbe stato Troisi se suo padre non fosse stato campano? Cosa sarebbe stato Benigni se suo padre non fosse stato toscano? Cosa sarebbe stato Francesco Facchinetti se suo padre non fosse stato quello dei Pooh? Il gioco che ha appena fatto fino adesso è il gioco che avevano fatto tutti per anni. Non ho rischiato. Cioè, è facile giocare sul fatto che Francesco è un figlio di papà. È facile giocare sul fatto che Gabby El Garco non è un bravo attore. È facile giocare sul fatto che tutti i siciliani sono mafiosi. Noi non arrischiamo più. È per questo principio che la regionalità è diventata un difetto. In realtà la regionalità non è sempre un pregio. Bisogna saperlo usare. Nella vita, si dice un vecchio detto, servono sia le radici che le ali. Le radici per essere legato
alla propria terra e le ali per saperla portare via, anche perché probabilmente a me la bicicletta l'hanno fottuta. Grazie. Grande Roberto Lipari. Allora, Roberto, grandissimo, un altro applauso, perché insomma, per una cosa. Siccome Paolina ha citato più volte gli autori, tutte le battute che erano contro 'Ndrangheta, ma le hanno scritte loro. Cioè, io non c'entro niente. Cioè, hai fatto bene. Ci tengo a dirlo. Io le seguo perché mi minacciano, però. Vieni qua perché l'anno scorso hai vinto, ti sei portato a casa il contratto da 100.000 euro e hai iniziato a lavorare. Sei qua, fai il backstage, ci fai divertire e hai già fatto un film. Sì. Che tra pochi giorni sarà al cinema, si chiama Classe Z, regia di Guido Chiesa, grandissimo Guido Chiesa, e c'è anche Antonio Catania. È un onore per me stare con te. Io le farei vedere... Un pezzettino va bene. In anteprima, ragazzi, in anteprima, guardiamo. Ma come faceva a leggere la Gazzetta in classe voi, con tutto quel casino? Si sa, i ragazzi hanno una passione sfrenata per le iperboli. Che roba è l'iperbole? È proprio il cervello di un comodino. Questa è una bella iperbole, brava. È come dire che loro sono i migliori professori del mondo. Mi sembra di capire che fosse una classe un po' molesta. Guardi, è più facile insegnare ai carcerati. Addirittura. Sì, fini. Io ho insegnato 8 anni a Re Bibbia. Bei tempi. Mi sembra comprensibile che alcuni professori avessero perso le speranze, didatticamente. Qualcuno. Tutti avevano perso le speranze. L'abbiamo detto, regia di Guido Chiesa, Antonio Catania, Roberto Lipari, abbiamo visto anche Greta Menchi, c'è il Pancio, c'è anche la ragazza che è arrivata seconda l'anno scorso, qua eccezionale. Eccezionale veramente, c'è Preziosi, tantissimi, c'è Andrea Pisani dei Pampers, tantissimi altri attori, un film che vuole essere un film generazionale, a 100 giorni dalla maturità, quindi uscirà veramente tra pochi giorni, andatelo a vedere al cinema, sosteniamo il buon cinema italiano sempre e comunque. Ci vediamo tra pochissimo qua, eccezionale veramente, non scappate!